Buona prima ragazzi, qui c'è il sintoni, siamo tornati con questo nuovissimo video ragazzi. Sì, lo so, mi devo tagliare i capelli, ma non temete che tra qualche giorno vedrete piccole rivoluzioni, piccolo giastino nuovo. Allora, prima di cominciare, come al solito vi ricordo di scaricare OneFootball, la migliore applicazione di risultati, calcio, notizie, eccetera eccetera. È gratis ed è in descrizione. E in più, se vi servono magliette da calcio, tipo questa Jordan del Paris Saint Germain, UFO Calcio col coupon giusti del 15%. Che male, non mi sembra. Ragazzi, io sono stato assente per un paio di giorni, chiedo venia, non ho fatto neanche live su Twitch. Live che recupereremo ovviamente stasera, facendo una cosa abbastanza, una mega live, super live, dato che ci sono già i premi del Food Champions e delle Edition Ravens, premi del Food Champions che sono disponibili d'ora in poi ogni giovedì alle ore 9, dato che so già che me lo chiederete, ve lo dico all'inizio. D'ora in poi, da quanto ha twittato l'EA almeno, i premi del Food Champions saranno sempre disponibili il giovedì mattina alle ore 9 italiane, ok? 9 italiane. Non li apro in questo video perché comunque preferisco aprirli live e poi il video uscirà domani per il Food Champions, anche perché abbiamo un sacco di altre cose da fare, dato che mi sono perso tutta questa tornata di SBC, pacchetti Champions, Champions League ovviamente, dato che sono stato fuori martedì e mercoledì. Eccoli qua ragazzi, allora questa è una sfida che era uscita, che mi sono fatto dal cellulare perché il pacchetto Euro Prime, ho detto ma la devo fare, 6 rari, buoni come il pane. E in più mi sono fatto qualche pacchetto Champions League 81+. Vi dico, questi non convengono in realtà, io avevo tutti i giocatori di Champions League nel club, tipo un botto, scarsi, 75-76, l'ho riciclato per fare queste sfide, ma non conviene se li dovete andare a comprare perché la pagate tipo 40k e vi dà un giocatore da 81+, che è una merda. Però prima di andare ad aprire quei pacchetti ci facciamo pure gli incontri principali di Champions League che io non ho fatto. Eppure sta sfida qua, no in realtà sta sfida qua già l'avevo fatta mi pare, vero? Sono un grandissimo. La dobbiamo solamente confermare, come vedete mi sono rimasti gli 82-83 di Champions League e basta. Quindi ho dovuto dare, vabbè, Nzonzi e Rugani che non userò mai. E andiamo a confermare questa qua, pacchetto Zinco Rari, che è molto buono, simile al pacchetto Euro Prime, ma molto buono, molto molto buono. Ok, e in più ci facciamo gli incontri principali UEFA, che non ho fatto. Barcellona-Inter, che ci dà Liga Santander, minimo 6, vabbè, abbastanza facile. Barcellona o Inter, minimo 3. Valutazione squadra, giocatori rari, ci dà un pacchetto giocatori oro prime. Questo è giocatori oro premium, tanta roba ragazzi. Mi devo andare a vendere tutti i giocatori dell'Inter e del Barcellona, perché ho visto che costano tanto, quindi se ne avanzano direi che li andiamo a vendere senza problemi. Vediamo di quale squadra ne ho di più. Penso del Barcellona in realtà, perché ho fatto la sfida della Serie A da poco. Ecco, diamo Messi sicuramente. Sicuramente diamo Messi. Allora diamo l'Anglais che è non scambiabile. Diamo lui e diamo lui. E il resto poi mi li vado a vendere successivamente. E il grandissimo David Doncia, che ci fa fare comunque la valutazione giusta. Quindi ok, perfetto ragazzi, perfetto. Quelli me li andrò a vedere dopo. Adesso facciamo una cosa sbrigativa per andare a aprire tutti questi pacchetti, che ho visto che quelli pacchetti Champions non sembrano male in realtà. Cioè sembrano piuttosto sculati. Quindi se io riuscissi a trovare qualcosa, dato che mi sono rimasti 900 crediti, e oggi in live scoprirete perché mi sono rimasti 900 crediti ragazzi, lo scoprirete assolutamente. Ajax o Benfica, questi valgono pure tanto quelli dell'Ajax, che dite? Ma non lo so, devo andarli a ricontrollare. Vabbè, usiamo sti due scandali. A posto, Portogallo, Olanda, minimo 2. Allora, qui già mi sta chiedendo troppi requisiti, io già sto per tiltare. Giocatori rari, minimo 2. Giocatori Portogallo, minimo 2. Giocatori Olanda, va bene, ok, va benissimo. Mettiamoci De Ligt che ce li linka un attimo un po' tutti. Ok, non è stato facile, o meglio, perché avevo fatto la sfida della Liga NOS, le varie sfide dei campionati, quelle con i pacchetti migliori, insomma, e quindi non avevo tanti. Vabbè, comunque abbiamo fatto, non vi annoio con questi ulteriori discorsi. Ok, allora, quindi ci dà il pacchetto giocatori Euro Premium, in più ci dà il pacchetto da 3 giocatori, però scambiabile. Cioè, you can feel it, bro. Questo qua è Cristiano Ronaldo Champions League, ragazzi, è già trovato, è già nostro. Allora, giocatore premium, giocatore Zinco Rari, mamma mia, questi pacchetti sono belli. Allora, apriamoci prima i giocatori rari della Champions League. Sono curioso, sinceramente, di vedere qual è la probabilità di questi pacchetti. Dacci una ecco, iniziamo alla grande. Va bene, in realtà ci stanno diversi giocatori. Qualcosa di buono, raga, non fatti 8, quanti ne ho fatti? Argentina, AS. Oddio, che cazzo, perché mi caso? Chi è questa busta? Cervi, 81+ e mi dà l'81. Gli Esports in the game. Let's go. Raga, comunque io stamattina mi sento un'icona, cioè ve lo sto a dire. Cioè, vabbè che me lo sento sempre, però stamattina c'ho un feeling nell'aria, c'è una puzza strana. Ok, non era l'icona. Muslera. Ok, andiamo alla grande. Muslera, ragazzi. Muslera. Giocatore utilizzabile. Muslera. Anche doppione. Una bomba. Siamo una bomba. Comunque ho scoperto che quando trovi il walkout della Champions ti fa la musica della Champions. Ciuki. No, non è neanche Ciuki. Questo l'ho usato mo nella sfida. Ma l'ho usato. Corona, la birra mi ho trovato.
Ho scoperto che quando trovi il walkout della Champions ti va la musichetta della Champions, raga. È tipo la cosa più bella della storia. Cioè, dammelo subito, dammelo tutto questo walkout, subito, immediatamente. Cioè, io ho visto la gente che ci trova di tutto, questi pacchetti 81 più. Io non trovo niente. Com'è possibile che sporzione che. Eccolo! Sì, metti l'audio dell'Elgato! Cazzo, mettilo! Sì che c'è! C'è il cazzo di walkout! Spagnolo! DC! Ramos! Mai una gioia nella mia vita, ragazzi. Mai. Ma una gioia. Io avrei chiesto Ramos che lo mettevo titolare e potevo rimettere De Gea. Era proprio al bacetto. No, no, no. Non me la. Back to back? Ce lo fai questa gioia? Incredibile, pazzesca? Non ce la dà. Non ce la dà, ragazzi. Io non ho parole. Non ho parole. Era Ramos, era lui. Brasile. Orco sì. Almeno Marchi Luisao. Tra tutti gli spagnoli c'era solamente. Oh, Sergi Roberto! 85! Buono. Allora, dico, tra tutti gli spagnoli ce n'erano due buoni. Ramos e De Gea. Quindi già quando ho visto Spagna un pochino ho detto no. Però dai, cioè, me lo potevi dare gli esports game. Vabbè, abbiamo quello scambiabile. Lì trovo Cristiano Rinaldi, dai, è già scritto. Vediamo se ce ne danno. No, non ce l'ho da più, raga. Questi qua è finita. Cioè, quello da tre giocatori non ci ho mai giocato, trovato niente. Io questi qua, un attimo che ho visto il workoutino, ho detto basta, sti spagnoli, mi hanno rotto tre quarti di minchia. Koke. No, Vitolo. Cazzo. Koke era workout, mi sa, porco due. Vitolo. A me diamano rotto le palle. Sì, 81 più, porco due, che non sto trovando niente. Gli esports nei game. Giocatore raro uscì all'81 più. Facci sognare. Sì, dammelo tutto. No, 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 cazzo. Almeno uno utilizzabile, tipo Martial, tipo Son, tipo. Basta, Luisà, quello devo pure scartare. Ah no, Jardel, non è manco Luisà. Jardel lo devo scartare, raga. Luisà mi sa che è non raro. Eccolo qua. Jardel l'ho trovato prima, 80 di euro, la scarto. Va bene. C'è un'icona dei pacchetti questi qua normali, non vi preoccupate, qua è già scritto. Giocatore premium, guarda quanti pacchetti ho belli. Cioè, EA, qua è per forza icon garantita proprio. Questo è il pacchetto icona garantita, solo per noi. Non è vero. Però magari in forma? Non è neanche in forma. Cioè io questo Team of the Week l'ho visto solo in foto. Pastore, ok, ottimo. Giocatore Oro Prime. Anzi, apriamo prima Zinco Rare perché gli Oro Prime li voglio aprire back to back. Back to back Oro Prime. No, vabbè, walkout normale, raga, non lo trovo dal 15-18. Però è lavagna. Una lavagna interessante, una lavagna con del talento. No, io inglese, Walker deve essere, no Pickford. È inutile Pickford. Walker, 80k, quanto vale? Erano buoni come il pane, dato che sono rimasto con 900 crediti. Delfino, allora, giocatore Euro Prime. Questo è bello, cioè, questo è un pacchetto che può riservare. Non può riservare, non può riservare, non può riservare, però è lavagna, magari Van Dijk, non è Van Dijk. Giorginio va bene, Giorginio più o meno, Giorginio si può tenere, sapete per cosa? Oltre per le icone, per la sfida del Chelsea quando uscirà, perché la sfida del Chelsea prima o poi, il campionato Premier League uscirà e ci sarà la sfida del Chelsea, allora lì noi diremo, ah vedi quando ho trovato Giorginio non l'ho tenuto. Se l'avessi tenuto, wow, quanti crediti avrei risparmiato? Vabbè, questi non valgono niente, scartiamoli. Un altro pacchetto Oro Prime. Con l'icona col naso. Anzi, lo apro col naso per trovare un'icona. Questa è una concanitazione. Chi è questa busta? Un'altra lavagna. Una buona ce la puoi dare? Almeno sono lavagne. No, Portogallo. Pizzi. Mi sono fatto altri due pacchetti 81 più perché quel Piquedon mi ha lasciato una mano in bocca. Proprio brutto, cioè, nel senso, un workout l'avevamo trovato, Piquedon, cioè, gli esports, dai, però, una piccola gioia, ce la potresti anche consegnare. Sule! Ah, dai, 85, almeno vedete che non sembrano malissimi questi pacchetti, però, vi ripeto, non vale mai la pena, cioè, mi devo mettere io a fare gli aggiornamenti comuni che ti danno due giocatori, per poi fare con quei giocatori che trovo, questi qua. Però è una cosa che ci vuole tempo, la farò in streaming sicuramente, qualche altro pacchettino ce lo faremo. Però insomma, diciamo che non mi sembra che ne valga la pena spendere 40.000 crediti per trovare Pastore per la 48esima volta, che mi sa che già ce l'ho Pastore, mi sa che lo devo pure scartare. Mi sa meglio se lo devo scartare. Beh, sto contento, guarda, col cuore. Ok, allora, abbiamo pacchetto tre giocatori. Non so quanti ne ho fatti, l'ho fatti tutti quelli che sono usciti fino a mo, mai un walkout. Continueremo questa streak? Continueremo questa streak? Esatto, continueremo questa streak. Almeno un giocatore che mi dici, ok. È buono. Spagnolo. Ancora sa Spagna. Difensore centrale. Basta. Oh, ragazzi, ma siamo abbonati ai giocatori della Roma. Ok, va bene. Marcano. Due spicci non li varrà mai. Perché non li varrà mai. Però dici, ok, Marcano.
realtà 6K, 7K, 6K, 6K, dai. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Il workout l'abbiamo provato, ma diciamo che, ok, poteva andare meglio. Vedremo se sculeremo nei premi del Food Champions di Future Rivals. Uscirà domani il video, quindi non ve lo perdete. Ci becchiamo in streaming tra qualche ora, quindi link in descrizione. Mi raccomando, e niente, grazie mille per la visione. Ciao!